Buongiorno a tutti, oggi preparo una torta sole di pasta sfoglia. Mi occorre 2 rotoli di pasta sfoglia tondi, 400 g di ricotta, 200 g di provola, un uovo, 2 cucchiai di piccantino. Questa è una ricetta facile e veloce, iniziamo la preparazione. Prepariamo prima il ripieno. Precedentemente ho fatto scolare la ricotta e vedete com'è asciutta. In essa aggiungo l'uovo, mescolo. Io sto usando ricotta di pecora, potete usare la ricotta che preferite. Mischiato bene l'uovo, aggiungo la provola e mischio. Infine aggiungo il piccantino. Per chi vuole fare il piccantino, trovate il link in descrizione. Pronto il ripieno, lo metto da parte. Inizio a preparare la torta. Ho steso il primo rotolo, ora bucherello la pasta. A questo punto prendo la forma in centro con una coppa. Ora metto intorno il ripieno, lasciando il bordo esterno ed interno libero. Ora tolgo la coppa e metto anche in centro il ripieno. Ora chiudo con l'altro rotolo. Pigio sui bordi. A questo punto ritaglio i raggi, in questo modo. Una volta fatto, giro i raggi in questo modo. Una volta finito metto in teglia, ora passo sopra un uovo sbattuto. Ora metto un po' di sesamo al centro.
A questo punto vado ad infornare forno caldo e statico a 200 per 35 minuti. Eccolo pronto da gustare, questo semplice e veloce sole di pasta sfoglia. Spezzo un raggio e vi faccio vedere il ripieno. Grazie della visione, alla prossima, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.